importantissima, in una visione olistica del paziente, è una cosa molto interessante per quanto riguarda anche questo aspetto di religiosità, che non avevo mai sentito. Passiamo alla seconda relazione del dottor Brivio, che è dirigente del Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale Bassini di Milano, che ci parlerà della rivoluzione terapica della chirurgia oncologica. Ringrazio prima di tutto il dottor Di Bella per questo invito, ci conosciamo già e abbiamo già partecipato a queste riunioni, e l'approccio che ho avuto per questa giornata è proprio quella di rivolgermi al titolo, sottotitolo di questa giornata, che sono le evidenze scientifiche non valorizzate. Vale a dire che non è tanto di ripresentare molte novità, ma quello che già si sa a livello della patologia oncologica e che man mano si è andato perdendo, si è perso, si è dimenticato e non si viene più a risvegliare per cercare di rinnovare un nuovo approccio alla terapia oncologica. In effetti, ci sono generate due diversi modi di approcciare al cancro. Non sono fra di loro indipendenti, sono correlati, ma si è detto di dividerli, di separarli sempre di più. E quindi è nata una medicina che è attenta ai fattori esterni, ai fattori esogeni, come genesi della malattia, è una medicina che è più attenta ai fattori biologici, ai fattori interni, cioè quello che guarda il soggetto e quello che guarda invece l'esterno come genesi del cancro. Questo in effetti ha portato a due pensieri molto diversi. Questi due pensieri diversi sono che chi considera la genesi della patologia neoplastica come predisposta da fattori esterni, guarda l'inquinamento, la genetica, l'alimentazione, il fumo, il sole, i virus, tutto quello che volete voi, e non è attento invece alla recettività, cioè all'utero che può ricevere tutti questi insulti esterni e che è quello che poi fa il cancro, che invece è il soggetto, il paziente. Quelli che avvolgono questa ipotesi studiano il tumore come un'aggressione esterna e quindi come è fatto, com'è la morfologia del nucleo, qual è il graining, la velocità di crescita, gli antigeni che produce. Un'attenzione esasperata verso questo alien che è in noi e che man mano pian piano cerca di distruggerci, che noi vogliamo distruggere prima che ci distrugga. Quindi l'orientamento terapeutico non è che l'orientamento che è portato a eliminare l'organo malato, a uccidere le cellule malate, distruggere il tessuto, radiofrequenza, radioterapia, alcolizzazione, ipertermia, cioè tutte azioni distruttive che però hanno anche una certa azione lesiva sul soggetto. Chi invece pensa, d'altra parte, che non è solo questo la genesi del cancro, la terapia del cancro, pensa, come appunto diceva che la dottoressa Messina poco fa, che potrebbe cedere la depressione, la frustrazione, l'immunodepressione, patologie infiammatorie croniche che si porta dietro, turbe endocrine, fattori di crescita endogeni, e quindi siamo portati un'attenzione verso un'alterazione della biologia del soggetto, non di un'aggressione esterna. Chi si orienta verso questo tipo di oncologia pensa che è importante la psicologia del soggetto, ricercare le cause di un disagio esistenziale, controllare la risposta immunitaria, la risposta infiammatoria, l'assetto ormonale, i fattori endogeni di crescita. E sono tutti target di possibili interventi terapeutici questi, come lo erano target di obiettivi terapeutici quelli che vedevano la malattia come un'aggressione esterna. Quello che tengo a sottolineare è che le due cose non si escludono, cioè potrebbero tranquillamente convivere assieme, uno
terapia con una visione un po' più ampia. L'orientamento terapeutico quindi sarà l'immunoterapia, la terapia ormonale, il blocco dei fattori di crescita, prodotti biologici naturali, ausilio psicologico, utilizzo di neuroormoni. La melatonina, per me, non si può pensare a curare al giorno d'oggi nessun tumore senza aggiungere la melatonina, che è il fattore chiave che è stato dimostrato effettivamente carente in tutti i pazienti neoplastici. Oppure farmaci che riescono anche a modulare quella che è l'espansione di coscienza, la coscienza del soggetto. Le bioterapie, cioè qual è la differenza fra l'oncologia classica? Che diverso è l'oggetto e diverso è l'obiettivo. Vale a dire che nelle terapie classiche l'oggetto è il tumore, quello che è nelle terapie biologiche è l'auca del paziente, cioè la sopravvivenza. Sono due cose che non necessariamente sono la stessa cosa. Non è detto che una risposta obiettivo veloce su un tumore corrisponda a una sopravvivenza più lunga, rispetto invece magari a una situazione di malattia che può durare a lungo. Quindi sono due cose da evidenziare in modo molto diverso. Non è la stessa cosa. Qual è l'outcome del tumore? Quindi da una parte vedremo che sono la risposta sul tumore, i marker biotumorali, dall'altra parte la qualità della vita, che non è indifferente, e la sopravvivenza globale. Come diceva prima la dottoressa Messina, siamo arrivati a un processo sintetico, che non viene male la sintesi prima, poi bisogna pur farlo, qualcuno la deve fare. Cioè nel senso che noi viviamo una medicina, abbiamo vissuto lo sviluppo della medicina negli ultimi 25-30 anni analitica. Continuare a spezzettare, approfondire sempre nelle parti più minime, più particolareggiate della conoscenza e del sapere. Ma però se non si arriva a fare una sintesi, anche così un po', se non si riesce a mettere insieme niente, non si arriva a una conclusione. Si arriva a parcellizzare le cose, ma non a dare delle risposte definitive. E quello che la psiconeuroimmunologia è proprio questa sintesi fra un'endocrinologia classica, che poi ha scoperto che l'endocrinologia dipende anche dai neuroormoni, nasce così la neuroendocrinologia, che poi c'è la risposta, un controllo neuroendocrino sulla risposta immunitaria. Scusate, non riavviamo il computer adesso, se non si può rovinare. E quindi nasce la neuroimmunologia e poi infine la psiconeuroimmunoendocrinologia, che correla tutte queste risposte in una reazione chimica, biochimica, che è correlata l'una con l'altra. Certo che poi dividendo le due parole psiconeuroimmunoendocrinologia comprensiamo come un sé emotivo e animico e un sé biologico che è l'endocrino immunologico corrispondono perfettamente e non possiamo staccare. Quali sono le evidenze dell'implicazione immunitaria nella patologia oncologica? Andiamo agli albori, quindi siamo proprio negli anni 70, quindi non è una cosa che si sa da adesso, è una cosa che nella storia della medicina si è sempre creduta, saputa e soprattutto voluta. Nel 1970, 589 pazienti, questo riporto dati di letteratura, la conta dei linfociti come target a 1.500 sopra o sotto è predittiva alla sopravvivenza a 5 anni con un'altissima significatività. Nel tumore della mammella la conta basale dei linfociti è più alta dei pazienti che sono liberi da progressione verso coloro che poi ammaleranno nei 5 anni successivi. Nel tumore del colon retto, Dux B e Dux C, la conta di linfociti maggiore o minore di 2.000 e la sopravvivenza a 5 anni da meno dell'81 al 50%. Quindi sono linfociti, si vedono in un omocromo banale, no? Basta chiedere un omocromo poi uno li vede i linfociti, non sono test particolari o sofisticati. Nel tumore del polmone, nella piccole cellule, i pazienti con la conta linfocitaria basale è predittiva della sopravvivenza ed è più significativa del performance status,
dell'estensione della malattia e della perdita di peso. Nel tumore dello stomaco avanzato, i linfociti, ancora qui come limite, limite 5, è evidentemente legato alla sopravvivenza con significatività, anche qui, insieme alla performance status, l'estensione della malattia, la perdita di peso e la vita. Andando un po' più avanti, vediamo un po' più recenti, entriamo nell'era delle citochine, quindi già si comincia a capire che la risposta immunitaria non sono solo i linfociti, ma questi sono fattori di crescita. L'interleuchina 2 è stata oltre negli anni 80 rivista come la soluzione di un problema immunologico che poi adesso si è completamente dimenticato, tra l'altro. Che comunque i pazienti con tumore hanno una secrezione, una concentrazione ematica di interleuchina 2 molto più bassa dei soggetti sani e con valori simili addirittura a quelli pazienti con infezioni da HIV. E quindi c'era nel paziente oncologico un vero difetto di produzione del fattore di crescita per i linfociti. Ecco qui, tanto per capirci un po' di quello che diciamo dopo, e spero di non allungarmi troppo, ma vado molto veloce, tanto per spiegarvi in modo molto sintetico, anche se poi nella biologia non è così semplice, come funziona la risposta immunitaria. Cioè, l'interleuchina 2 nasce su quel concetto di immunità antigene indipendente, vale a dire la capacità di alcune cellule, che sono chiamate cellule LAC, di poter uccidere cellule neoplastiche indipendentemente dalla loro antigenicità. Questa trasformazione di cellule naturalchino linfociti in cellule LAC è mediata da questa interleuchina 2, appunto fattore di crescita delle cellule T, prodotta dai TH1. E questa è l'immunità di tipo indipendente. Poi c'era un'immunità antigene dipendente più legata all'interleuchina 12, la presentazione dell'antigene, il cui effettore poi è il linfocito tossico. Quindi due sistemi non completamente indipendenti, ma abbastanza diversi come meccanismo d'azione. Poi c'era il sistema soppressivo dell'interleuchina 10, il TH2, che poi fra l'altro abbiamo scoperto, vediamo più avanti anche con le T-REC, è ancora peggio di così, che bloccava sia la riproduzione del linfociti che delle altre killer, quindi è un fattore soppressivo. In più la risposta infiammatoria c'entra tantissimo, perché quando vedete una VES alta vuol dire che c'è l'interleuchina 6 alta, e l'interleuchina 6 blocca la maturazione delle cellule dendritiche e la maturazione delle cellule LAC. Vale a dire che quando c'è una VES alta, quando c'è una risposta infiammatoria elevata, abbiamo una situazione di citochine che blocca completamente la risposta immunitaria antitumorale. In più abbiamo i linfociti T-regolatori, di cui parlava la dottoressa adesso, che effettivamente sono quei linfociti che ci proteggono dalle cellule, dalle malattie autoimmuni, così nascono, così dovrebbero essere, ma che supprimendo la risposta immunitaria nel contesto di una patologia neoplastica, soprattutto in un contesto di impianto immunologico della terapia immunologica, danno fastidio, effettivamente danno. Diciamo che c'è molto, molti modi per dosarli, il metodo più corretto è quello di dosare i fattori 3 positivi nei CD4, o i CD153, però dal punto di vista clinico, in modo più popolare, si può dire che le cellule CD4 e CD25 positive, cioè le CD25 all'interno dei linfociti T, corrisponde abbastanza bene al numero delle cellule T, che questo è un dosaggio un po' più semplice, un po' più facile da valutare, e di solito non deve superare il 25%, cioè questi tipi di cellule non devono essere più del 25% di tutti i 54. Quando questo numero sopravvale vuol dire che c'è un'attività soppressiva importante. I pazienti neoplastici, quindi dicevamo, specie di neoplastici avanzati, indirette tendono ad aumentare e dare un effetto soppressivo su quella che è la risposta cellulo-viviana. Andiamo a vedere poi un po' più da vicino cosa succede. Pazienti con neoplasia colorettale, voi vedete che i linfociti tendono a diminuire progressivamente negli stati avanzati di malattia e in modo significativo rispetto ai pazienti sani. Non solo tendono a diminuire i linfociti, ma tendono a diventare quei certi monociti che poi sono, meno male, l'espressione di una certa risposta antinfiammatoria. Se andiamo a valutare i diversi tipi di tumore, la cosa è ancora più inquietante. Io lo chiamo più inquietante, perché se noi prendiamo il tumore del pancreas, che sappiamo benissimo qual è la prognosi di un'impianta
vediamo che la media dei microlipidi, soprattutto degli esseri 4, cioè della funzione di 17 è molto più bassa. Quindi le pratiche del facciamo per diagnosi, non è che non ne parlo di terapia, malattia avanzata, ma la diagnosi. Vediamo che si fa una chimioterapia, ma tutti i dati, perché non dobbiamo più tanto meravigliarci, perché il mio amore deve essere sempre un migliore, in questo secondo, fino al terzo ciclo. La sensazione di unità è completamente diversa, dà la diagnosi un paziente. Ma vediamo anche che, per esempio, il tumore del polmone in una piccola cellula in non solo guardando anche la secrezione di citocine, guardando anche i danni dei quotidiani, diminuisce man mano, quindi c'è una correlazione della malattia fra i linfociti, la quantità di linfociti e la chimioterapia e la risposta. Qual è il significato della lavorazione? Quindi anche nell'ambito dell'oncologia classica non possiamo assolutamente scotomizzare questo dato, no? Fa finta che non esista. In chirurgia più o meno succede la stessa cosa, se la linfocitopenia è legata alla prognosi neoplastica, è legata anche alla prognosi dopo la chirurgia nella malata oncologica. Questi sono dati abbastanza vecchi ancora, guardano i linfociti totali, ma la differenza di sopravvivenza va da 61 al 30%, dal 57 al 14% in relazione alla conto linfocitaria, quindi grosse differenze numeriche. Vedendo ancora, diciamo, la fine degli anni 80, la conta dei linfociti sia prima che dopo l'intervento, dei linfociti T in questo caso, non dei linfociti totali, come borderline a 1000, differenzia la sopravvivenza dal 61 al 39%. Questo è un mio lavoro della fine degli anni 90, molto bello, perché vede come, per esempio, andando a contare i linfociti, soprattutto i linfociti T e CD4, la differenza alla fine del decorso del post-operatorio, verso la decima giornata, chi recupera i linfociti a livello di partenza sono poi quelli che, andando a vedere nel follow-up, non hanno avuto progressione di malattia. Non solo a parità di stadiazione, ma direi che è più facile che, ad esempio, nel tumore del colon, di uccidere con linfonodi positivi, chi recupera bene la sua linfocitopenia post-operatoria, guarisca rispetto a un due speak invece per linfociti non li recupera nel posto operatorio. La valutazione poi dei T-RED in base alla chirurgia dà questo dato clamoroso, mentre i CD4 scendono, i T-RED salgono. Questo si vede molto bene, vuol dire che si sposta il rapporto fra i CD4 e CD4-CD25, che io ritengo sia uno dei marker immunologici più sensibili per valutare la risposta immunologica alla cleopiroplastica, vale a dire se il valore è inferiore a 4, cioè se questo rapporto scende, la situazione immunologica diventa severa. Quindi possiamo dire che ci sono numeri di dati clinici disponibili che risalgono a un tempo immemorabile ormai, ci sono numerose conferme che c'è una relazione fra un deficit della risposta immunitaria e la prognosi della malattia. Per quello che riguarda invece la risposta immune, trattamenti ecologici e prognosi, ci sono pochi dati, ma quei dati che ci sono molto indicativi. Quello che si può valutare? L'ideale è valutare basalmente la situazione immunitaria, che è associata a un deficit selettivo della produzione di citochine, è misurabile con una banalissima forma, sia prima che dopo uno stress, che sia lo stress terapeutico o lo stress clinico. E questo però è un dato che, fatto sia prima che dopo, è predittivo della prognosi a lungo termine. Qual è allora l'obiettivo di una chirurgia che vuole essere una chirurgia attenta alla patologia neoplastica? Attivare il sistema PH1, attivare la cicatrizzazione citotossica mediata dalle APC, controllare la risposta macrofagica e controllare l'attività dei T-REG, che fra l'altro oggi abbiamo il monoclonale attivo contro i T-REG specifico, che potrebbe tranquillamente utilizzare, che adesso non è stata fatta nessuna proposta in questo senso. Quindi l'obiettivo dell'immunoterapia è quella di fare un trattamento preoperatorio per reintegrare una funzione immunitaria di tipo antineoplastico con la previsione di incidere sulla prognosi. Si tratta di un vero concetto
ma è la modifica della prognosi. Cioè, neoadiuvante in termini di senso stretto dovrebbe essere quella terapia che modifica la prognosi a distanza e non che produce immediatamente un downstaging, che non necessariamente corrisponde a una modifica della prognosi. Nella nostra esperienza abbiamo lavorato quasi 20 anni sull'interleuchina 2, come funziona non ve lo so, non lo riassumo. I linfociti escono, si riproducono, nel sangue non nessuna cellula si riproduce, dopo 36 ore rientrano attivati in un nuovo giorno e qui ci restano e fanno la loro funzione a livello sistemico. Abbiamo usato dosi alte per 3 giorni, interrompendo 36 ore prima dell'intervento appunto per operare un paziente nel momento in cui si ha la massima linfocitosi. E abbiamo i risultati clinici, i risultati biologici, i risultati clinici non ve li sto a dire, si possono trovare perché ce ne sono pubblicazioni a riguardo, però i risultati biologici sono interessanti. Rispetto ai controlli, vedete che i linfociti totali aumentano nel posto per poco invece che diminuire, aumentano i linfociti T, aumentano i CD4, aumentano i CD8. Interleuchina 6 posto per poco cresce ma cresce meno. La cosa interessante, abbiamo 7 pazienti operati per recidiva, trattati la seconda volta con interleuchina 2, vediamo da conto degli eosinofili nell'istologico. È da 200-400 volte più alta rispetto all'istologico dello stesso tumore operato magari un anno e mezzo prima. Quindi stesso tumore, stesso paziente, diversa istologia. Questo è forse l'indice più indicativo di un cambiamento di risposta immunitaria. Non sono soggetti diversi, stesso soggetto. Che lo stesso tumore che ha recidivato in seguito all'astrosi, ha fatto solo terapia, l'istologia, questa è diversa. Cosa possiamo concludere? Possiamo concludere così, che è molto attiva in qualsiasi immunoterapia in presenza di malattie in stadio precoce, soprattutto nell'evitare la disseminazione di quello che potrebbe essere un minimal residual disease, un malattia minimalistica. E potrebbe riproporre anche una chirurgia riduttiva nei pazienti con malattia avanzata, senza poi avere quell'impatto devastante sul sistema immunitario e il postoperatorio che rende quasi inutile un intervento su un malato che ha già una malattia non chirurgicamente radicalmente curabile. Stiamo attenti però, non è un'alternativa alle terapie classiche, non ci poniamo un'alternativa completa. Chiediamo però che deve essere considerata come un'integrazione, un approccio multidisciplinare, perché agisce su un fattore, che è il fattore ospite, che in oncologia classica spesso dimentica. Dobbiamo andare a riprenderci queste nuove obiettivi, questi nuovi obiettivi per cercare di migliorare nel prossimo futuro un'oncologia che altrimenti tende a stagnare, a restare e non dar niente di nuovo. Non come alternativa, non come sostituzione, ma come nuovo impulso di studio e di ricerca. Grazie.